Onorevole, com'è andata? Bene. Di cosa avete parlato? Quali sono stati i temi? Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto quello che succede. No, avete parlato del Presidente della Repubblica? No, non vorremmo fare le solite senza corse, senza... Ma voi, onorevole, volete rimanere col governo Monti? Come andate? Ragazzi, no. Abbiamo fatto una cosa da 5 allora, ore, allora, io parlo 3 minuti, vi dico quello che devo dire. Fatemi parlare, finisce qui. Allora, è stata una giornata tranquillissima. Quindi, siamo stati a mangiare in maniera normale, come persone che si incontrano e fanno comunità, quindi... bellissimo momento, poi ci siamo incontrati in una sala, dimenticate gli schemi classici in cui il partito, in cui c'è la relazione del leader che arriva lì, vi dice la sua posizione, il punto politico, dove dobbiamo andare, quello non c'è stato, quegli schemi dimenticateli, si è seduto in mezzo a noi, insieme proprio alla pari, gente seduta a terra, gente seduta sui tavoli, gente nelle sedie, e abbiamo chiacchierato, ognuno ha detto la sua su vari temi, su quello che è il Presidente della Repubblica, su quello che è i prossimi passaggi, cosa succederà dopo il Presidente della Repubblica, abbiamo parlato di come ci dobbiamo organizzare, di quando ci dobbiamo rivedere, cioè, queste sono le cose che dobbiamo fare. Ma chi chiedeva una proposta concreta di governo? Eh? A chi chiedeva una proposta concreta di governo? È stata data voce anche a loro, è stata data una risposta. Che vuol dire? A chi chiedeva una proposta? C'è una proposta concreta di governo, cioè nel fatto di comunque prendere anche un orientamento di un dialogo. Signori, l'abbiamo già preso, cioè perché continuate a insistere su questa cosa? L'abbiamo già preso, noi abbiamo una posizione ben precisa. No. Su queste cose abbiamo discusso e votato. Punto. Ci quelli sono che noi oggi abbiamo chiamato dissidenti, che voi avete detto no, non sono dissidenti, 39. Allora chi sono? Quelli che... Perché se voi li chiamate dissidenti, chiedetevelo voi chi sono, non lo chiedete però, a me. Però, cioè, ragazzi, state creando una figura dei dissidenti che non ci sono. Ci sono persone che hanno delle idee e le dicono. Punto, finisce lì. Okay. Su quelle questioni, abbiamo votato. Sì. Punto. Oggi non c'è nessuno. Votato, scusi. No. Abbiamo già votato, lo sapete, avete relazionato meglio di noi nei vostri giornali il contenuto della riunione. Peccato che avete dimenticato di relazionare correttamente, nel senso che avete detto che si è deciso se dare la fiducia al PD o meno. È venuto fuori che 30 persone erano dissidenti, quando lì si stava semplicemente parlando del fatto se fare dei nomi per una compagine di governo del Movimento 5 Stelle e in quella... sessione, quindi era solo quella la seduta, se fare in questo momento i nomi, e in quel momento si è deciso a maggioranza schiacciante che non è il momento di fare nessun tipo di nome, ma faremo dei nomi, quando ci verrà dato l'incarico. Io l'assumo qui, basta.